Ciao, sono Chiara di Spezieria Palazzo Vecchio e oggi parliamo di affaticamento psicofisico, che non è una patologia, ma una condizione in cui spesso ci troviamo, soprattutto negli ultimi anni, in cui lo stress e gli impegni quotidiani sono sempre più in aumento. Le cause principali sono appunto stress e ansia, ritmi quotidiani sempre più frenetici, sovraccarico di studio o lavoro, attività fisica o sport agonistico. I sintomi, sono sempre molto evidenti e sono caduta dei capelli, stanchezza fisica e spossatezza, mancanza di attenzione o concentrazione, astenia. Ci sono, fortunatamente dei rimedi naturali che possono essere utili a ridarci energia in questi casi. Ovviamente è essenziale una dieta bilanciata, ma spesso questo non basta perché non riusciamo comunque a introdurre tutti i nutrienti necessari a mantenere alta la nostra energia. L'esempio più classico è rappresentato dalle vitamine, che difficilmente riusciamo ad assumere tutte contemporaneamente, ma non sono, sono quelle che il nostro organismo consuma di più quando siamo sotto stress. Quelle più importanti per combattere la stanchezza sono sicuramente quelle del gruppo B e anche la vitamina C, che inoltre, mantiene alte le nostre difese immunitarie. Altri costituenti essenziali che andrebbero integrati con la dieta sono i minerali. Questi, come le vitamine, rappresentano proprio il nutrimento delle cellule e in più servono a far avvenire tutte le reazioni e gli scambi cellulari, senza i quali tante funzionalità del nostro corpo non avrebbero luogo. Ma gli scambi minerali e l'ossigenazione cellulare sono essenziali soprattutto quando facciamo movimento, quando facciamo esercizio fisico, quando i muscoli sono sotto sforzo e anche il nostro cervello è sotto sforzo. Altri rimedi sono rappresentati dalla soia e dalla spirulina, che sono ricostituenti proteiche, infatti sempre su base vegetale, che servono a nutrire e strutturare i nostri muscoli e le nostre cellule. Abbiamo inoltre ginseng, schisandra e eleuterococco. Queste tre radici fanno parte della stessa famiglia, che è quella, se vogliamo, proprio dei ginseng. Sono appunto radici e hanno funzione cardiotonica. Cosa vuol dire? Vuol dire che aumentano la nostra energia aumentando i battiti del cuore, in modo da ossigenare maggiormente e quindi energizzare più velocemente il nostro corpo. Andiamo avanti e abbiamo il miglio e l'equiseto. Questi sono ricostituenti principalmente di unghie e capelli. Perché? Perché purtroppo quando lo stress è eccessivo, la prima parte del nostro corpo che si indebolisce, che ne risente, è rappresentata dai capelli, che in questi casi cadono, diventando più deboli e inoltre perdono corposità. Il miglio in particolare contiene una proteina che è simile a quella della struttura del capello, mentre l'equiseto è una fonte naturale di silicio, che è un minerale essenziale per la struttura appunto del capello. Vediamo quali sono gli integratori in cui sono contenuti questi principi attivi. Il primo integratore che vi illustro è Tutto in Uno. Tutto in Uno è un, come dice il nome, è chiamato così perché è un multivitaminico e multiminerale. È utile in caso di spossatezza, soprattutto in estate quando fa più caldo, ma anche durante i cambi di stagione o quando non assumiamo abbastanza frutta e verdura. In generale è un integratore che possiamo prendere sempre, poiché di base siamo tutti comunque demineralizzati e carenti di vitamine, proprio perché, come vi ho detto prima, anche con la dieta è difficile assumerle tutte contemporaneamente. Il secondo integratore che vi vado a illustrare è Energy Fort. Energy Fort contiene i tre ginseng, vi ricordate? Ginseng, schisandra ed eleuterococco. Ed è utile come supporto agli sportivi o agli studenti che hanno bisogno di affrontare sessioni di studio intense, perché così come vengono ossigenati maggiormente i muscoli, ricordiamo, viene ossigenato maggiormente anche il nostro cervello, quindi siamo più svegli e di conseguenza aumenta anche la concentrazione. Ultimo, ma non meno importante, Capelvit. Capelvit è un multiminerale simile al tutto in uno, ma contiene il miglio e l'equiseto, che, come vi dicevo, sono costituenti dei capelli che aiutano a fortificarli e a prevenirne la caduta. Per avere ulteriori informazioni sui nostri rimedi naturali, io vi consiglio di consultare il nostro sito www.speziepalazzovecchio.it, dove potrete trovare e scaricare le schede prodotto relative ai nostri integratori, che vi ho messo anche sotto a ogni singolo integratore, e
E vi ricordo anche di consultare sempre un medico prima di prendere in considerazione l'assunzione di qualsiasi tipo di integratore. Io vi ringrazio per essere stati con noi, per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!